Compagni di remata. Guardi quei tronchi d'albero. Il mio manuale dell'esploratore dice che i tronchi che galleggiano si possono usare come canoe. Sperarci, ragazzini. Quel legno marcio non sarà mai una canoa. Però intanto funzionerà lo stesso. Dio mio. E guarda che cosa mi sta facendo fare questo ragazzino. Come funziona? Spostati a sinistra e a destra con la levetta analogica, premi X per remare. Per rallentare, muovi la levetta analogica a sinistra verso il basso, ma fa attenzione perché il tuo cammino incontrerà tantissimi pericoli. Allora, piano. Ah, vabbè, ma sbatte contro le rocce, non ti dà danno, quindi chi se ne frega. Ma in pratica è lo stesso livello del come si chiama? Del fiume di... delle foglie dell'imperatore, solo che invece che andare, come possiamo fare? Aspetta, posso andare in retromarcia? No, eh. Allora, calmi tutti. Devo riuscire, esatto, a girare. Ecco fatto. Ci vuole un po' di rinco. Calmi. Calmi tutti. Sì, è le follie dell'imperatore quando sei sul fiume, compaccia. No, 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 non cadere. Vai, 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 me, 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 me. Spamma la X, spamma la X, spamma la X. Solo che, come stavo dicendo, è... di là è automatico, devi solo girarti con le levette e ogni tanto sputare. Qua invece devi proprio muoverti. Aia. Dicevo, muoverti e farlo muovere. Ah, ok, non è dall'inizio. Va bene, allora pianino. Il problema è che una volta che qua si gira è la fine. È la fine perché purtroppo non credo che tu abbia il totale controllo del movimento, perché una volta che inizi a girare, esatto, devi riuscirti a riposizionare dritto. Incredibile che intanto casa nostra si sta continuando a muovere e non si è ancora incastrata in nessuna roccia, in niente si è incastrata quella casa. È avanti tutta, sono un vecchio io. Che cazzo ti dice avanti tutta? Ti odio. Allora, calmi. Per fortuna non ci sono collezionabili da dover raccogliere. Vai, 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 vai. No! Cacchio, con la coda. Con la coda dell'imbarcazione. Ah. Allora, fermo, 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 fermo. Vabbè, va bene. Piano. Allora. No, dove state andando tutti e due? Pianino. Aspettiamo che questo passa. Perfetto. Ecco fatto, perfetto. Quelli verdi non sono un problema, perlomeno. Io mi sono arrivato qua dritto in faccia. Vorrei... No, dai, di qua, che palle. L'avevo appena superata sta parte. Oh, va bene. E dicevo, per fortuna non ti inseguono neanche. Cioè, proprio frega una sega di un vecchio e di un bambino. Anche se il bambino è un po' grassottello. Effettivamente qualcosina da sgranocchiare ci dovrebbe essere anche per loro. Allora, calmi tutti qua. Perché ho capito una cosa che non ti ha spiegato il... diciamo le istruzioni. È che se tu giri l'analogico verso indietro, loro inizieranno ad andare in retromarcia. Mentre sul tutorial c'era scritto che ti fa solo rallentare. Calmino. Piano. Piano, non girare il muso troppo forte. Vai. E dicevo, a differenza delle follie dell'imperatore, per fortuna sti coccodrilli non si muovono e non gliene frega niente di te. Con tutta sta gente sarebbe stato un vero problema. Smetti di girare. Vai, 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 vai. Dicevo, un vero problema evitarli tutti. A proposito di avanti tutta,
Qua dobbiamo proprio andare, esatto, a pelo. Ma attenzione, Russell. C'è una scimmia. Ma ci lancia le noci di cocco, ma sei stronza. Calmo, vai, 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 vai. Aia, no. Speravo di essere riuscito a evitarlo. Spero... No, 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 no. Dicevo, spero che non abbia range infinito. Ecco, esatto. Sai che mi fa male il pollice in sta fase. Mi sta distruggendo la mano. Vai, 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 vai. Ah, ecco fatto, perfetto. Beh, abbiamo trovato il coccodrillone che ci inizia a inseguire. Ci mancava quello grigio, eh. Ma più che altro che non so. No, devi proprio attirare la sua attenzione e poi evitarlo. Il problema qual è? Come al solito. Niente, non... La velocità di remata è orribile. Allora, proviamo a fare così. Proviamo. Che nervoso sto sistema del cazzo. Dio mio, spero che sia l'unica fase in canoa questa, perché è terribile. È terribile. Allora, aspetta. Se mi posiziono già qui, riesco ad attirarlo. Perfetto. Allora, no, stiamo andando dalla parte totalmente sbagliata. Che palle che si è girato da solo di nuovo. Però forse siamo riusciti a fregare il coccodrillo, aspetta. Forse se non è ritornato là, l'abbiamo fregato. Sicuro è tornato lì, di sicuro, 100%. Sì, però si è iniziato a muovere. Vai, 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 vai. Perfetto. Ok. Ok, di nuovo due rossi, un verde. Credo ce ne sia uno grigio. Fantastico. Allora, no, è ancora rosso, perfetto. Allora, calmi. Perché tra l'altro quelli verdi non gliene frega niente di noi, perché stanno dormendo. Semplicemente. Quello rosso, per fortuna, ci guarda e ci disprezza. Donna mia, i comandi di una scomodità che dovrebbe essere semplice, nel senso, dovresti guardalo di nuovo. Oh, Gesù. Ecco qua. Dovrebbe essere semplice, dovresti solo muoverti a destra e a sinistra e basta. Con indietro rallenti e fine. Invece no, una volta che inizi ad andare indietro cambia totalmente la direzione. Ecco qua. Che poi un bambino in questa fase qua non ce l'avrebbe mai fatta a finirla con tutte le X che deve premere. Gli farebbe male la mano. Fa male a me. È venuto il tunnel carpale. Ecco perché la Disney ha smesso di produrre sti giochi. È stata denunciata per... per tunnel carpale ai bambini. Calmo. E anche per fargli perdere la pazienza, probabilmente. Anche perché ne ha certo un bambino. Basta, non ce la faccio più, non riesco a farlo. Mamma, fammi questa parte. Non so giocare. Papà, fammi questa parte. Non c'ho voglia, sto appena finito di lavorare. Affanculo, non lo butto, sto gioco, lo butto. Lo vendo a un mercatino dell'usato, così un ventenne lo compra fra 10 anni e io ci avrò guadagnato 2 euro. Oh, per fortuna ce n'era solo uno di quelli grigi. Visto? Il mio manuale dell'esploratore ha sempre ragione. Ti tiro una pagaiata qua sulla testa se non ti stai zitto, Russell, cazzo. 5 minuti per farla? Sì, sicuro, sicuro. Testa a testa, rafting è ora disponibile. Ma va a cagare. Ma va, va. Allora, non è brutto il gioco. Però questa fase, Dio mio, mi è stata veramente qui.